Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar Il Kenya di Eden Group. Do il benvenuto ad Attilia Bossi, Account Manager Kenya Tourist Board, e Jacopo Guzzini, Product Manager Eden Viaggi. Buongiorno Attilia, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti anche in questa presentazione. Sicuramente continuiamo in quello che è il prodotto Kenya, presentandone tutto quello che sono le varie sfaccettature. E oggi con Eden Viaggi presentiamo un partner assolutamente di altissima qualità e di altissima varietà. Nella presentazione verranno appunto presentati quelli che sono i cluster, i vari brand del gruppo e come questi vanno a declinare l'offerta di un paese variegato come il Kenya. È molto importante per noi questa collaborazione proprio per la qualità e la varietà dell'offerta, che davvero si presta ad ogni esigenza di clientela. Con piacere lascio la parola a Jacopo che va a raccontare il Kenya del gruppo Eden Viaggi. Grazie mille Attilia e grazie mille a tutti per la vostra presenza e partecipazione oggi. Come hanno detto le colleghe, appunto, oggi vi racconterò un po' quella che è tutta la programmazione di Eden Travel Group. Sul Kenya, sicuramente il nostro gruppo è il gruppo di riferimento, almeno dal punto di vista della programmazione, del turismo più di massa e della programmazione charter sulla destinazione. E appunto oggi vi farò una carrellata dei punti principali, delle caratteristiche principali di quelli che sono i quattro brand del gruppo che operano sulla destinazione, e quindi Eden Viaggi con l'Eden Village, Margaux, Turisanda e Hotel Plan. Iniziamo quindi più in dettaglio, iniziando proprio da quello che è la cosa comune a tutto il gruppo, cioè la nostra operazione charter. Molto ricca, come dicevo già prima, in termini di volumi e in termini anche di copertura delle partenze dall'Italia. Potete vedere proprio quella che sarà l'operazione charter a partire dalla riapertura della destinazione a luglio. Quindi dal 20 luglio vedete il volo da Malpensa e poi ad agosto naturalmente ci sarà un raddoppio e anche il volo da Fiumicino sempre da fine luglio. Tutto questo con i vari giorni di operativo che sono appunto un po' organizzati un po' su tutta la settimana. Inizio con il raccontarvi meglio quella che è la programmazione di Eden Village, cioè del brand Eden Viaggi, il prodotto di punta è appunto il nostro Eden Village che rappresenta il villaggio italiano per eccellenza. Questo è proprio la caratteristica tipica di tutti i nostri Eden Village, e anche in Kenya, nello specifico il Watamu, corrisponde a questa caratteristica generale. Non so se riuscite a vedere bene dove ci troviamo, comunque ci troviamo nei pressi di Watamu, proprio nella zona di Sardegna 2, la zona più chiaramente conosciuta più con questo nome, la zona di Jacaranda anche detta. E vedete da questa slide grosso modo il posizionamento dell'Eden Village Watamu Beach. Ci troviamo proprio a fianco al Jacaranda e naturalmente in prima linea sulla spiaggia. Come vi dicevo, la località anche conosciuta e rinomata come Sardegna 2, proprio potete vedere l'indicazione da questa slide della distanza che c'è tra queste lingue di sabbia bianca che affiorano dal mare nei momenti di bassa marea e che sono anche meta di escursioni da tante altre zone della destinazione, proprio per la bellezza del mare in questo punto. Vedete come la distanza dal nostro Eden Village sono solo 400 metri e naturalmente con la bassa marea raggiungibile tranquillamente a piedi. Si potrebbero consigliare le scarpette per camminare sopra alla zona rocciosa, diciamo, la barriera, anche se appunto è molto molto agevole questa camminata, arrivando direttamente su questo punto magnifico di sabbia chiara. Torniamo al villaggio. Il villaggio è una struttura molto contenuta, molto raccolta, non è tanto grande, sono circa 70 camere, quindi parliamo di una struttura completamente italiana
la clientela è assolutamente 100% italiana. La gestione è direttamente di Eden Viaggi e con questo possiamo garantire un livello molto, molto buono sia di ristorazione che del servizio in generale, soprattutto assolutamente in linea con quello che è il nostro slogan che dicevo all'inizio, appunto l'italianità che si riscontra principalmente nella ristorazione e assolutamente anche in tutta quella che è l'animazione, con un team di animazione molto ricco che appunto accompagna le giornate dei nostri clienti in struttura. Potete vedere come la struttura si sviluppi prevalentemente in lunghezza, ma comunque se immaginate 70 camere, parliamo di qualcosa di abbastanza piccolo e quindi non dispersivo, e tutto poi ad arrivare alla bellissima spiaggia di Sabbia Chiara, che appunto è sicuramente uno dei punti di forza della struttura. Il Watamu Beach è un 3 stelle, quindi dal punto di vista strettamente della qualità alberghiera è una struttura abbastanza semplice, anche se appunto la gestione nostra diretta italiana permette di dare un servizio veramente molto molto buono. Le camere sono state tutte rinfrescate, riammodernate, quindi lo stile architettonico interno è sicuramente gradevole. Parliamo comunque di un 3 stelle, ripeto, e quindi troviamo tutti i comfort, ma comunque una struttura abbastanza semplice. Punto sicuramente altro punto di forza che la caratterizza, che caratterizza il nostro Eden Village, che quindi dà una sensazione molto piacevole, sono però i giardini molto curati, molto rigogliosi e che accompagnano appunto tutta l'architettura, che tra l'altro è comunque in stile tipico africano, con i tetti macuti, e quindi tutta l'atmosfera è veramente molto molto gradevole. Per quanto riguarda il trattamento, naturalmente parliamo di un tutto incluso, un ristorante principale a buffet, esiste anche la possibilità di cenare à la carte con un menù di pesce, questo naturalmente a pagamento. Abbiamo un bar sulla spiaggia, piscina, piscina idromassaggio, una piccola zona per massaggi, quindi anche il servizio per massaggi e pedicure, manicure e quant'altro dal punto di vista della cura della bellezza. Naturalmente campi da beach volley, beach tennis che vengono utilizzati dal nostro team di animazione per intrattenere i clienti durante il giorno e possibilità di acquistare servizi esclusivi a parte con i nostri pacchetti piccoli privilegi, poi declinati nelle varie tipologie, quindi per la coppia, per gli sposi o più generici, che includono servizi esclusivi come per esempio avere il tavolo riservato al ristorante, alcune a volte cene o massaggi a seconda di quello che è il pacchetto specifico, avere la priorità nel check-in e altri servizi di questo genere. Come in tutti poi i villaggi Eden Village, la presenza di chef italiano e assistenza residente, solitamente un team di assistenti, e come dicevo già, animazione nostra e quindi assolutamente 100% italiana. Dal punto di vista delle tipologie delle camere, troviamo le camere base che sono le Tropical. E poi le Lion, Crocodile, Flamingo, che sono simili dal punto di vista dei servizi interni e dell'arredamento, ma si trovano più vicini alla spiaggia e alla piscina e al ristorante, quindi rimangono più vicini al mare. E infine le Deluxe, che sono invece più grandi, possono ospitare fino a 4 persone adulte e si trovano proprio direttamente di fronte alla spiaggia. Come vi dicevo, il totale sono 73 camere e a parte le Deluxe che hanno anche il mini frigo, le altre tipologie non hanno il mini frigo, ma tutte sono dotate di aria condizionata e ventilatore a soffitto. Potete vedere un po' di foto e come vi dicevo la bellezza di questa spiaggia dalla sabbia chiara e soprattutto poi l'effetto che si ha anche con la bassa marea quando poi affiorano queste lingue di sabbia. Appunto, Sardegna 2, caratterizzano questo villaggio come uno dei più conosciuti e più famosi della destinazione perché appunto ha questa atmosfera familiare. È vero che è un villaggio, ripeto, abbastanza semplice, ma appunto dove si trova proprio in famiglia grazie a questa animazione, anche a questa atmosfera molto accogliente, questi giardini rigogliosi e poi soprattutto la posizione, il punto mare, che
che, come dicevo, ripeto, è meta di escursioni da altre strutture limitrofe, quindi ne caratterizza proprio l'eccellenza. Per quanto riguarda il resto della programmazione Eden Viaggi sulla destinazione, ricordo poi quali sono le strutture che abbiamo, nelle zone limitrofe, sempre dal punto di vista balneare, e quindi il Mapango Beach Resort direttamente nel centro di Watamu, sulla spiaggia di Watamu. Il Temple Point, sempre nella zona di Watamu, e poi nella zona di Malindi invece il Sandy's Tropical Village e il Diamond Stream of Africa, questo ultimo soprattutto, ma anche il Sandy's Tropical Village, ora recentemente anche completamente ristrutturato, due soluzioni assolutamente di alto livello. Il Mapango, sicuramente una buonissima struttura per chi vuole stare in centro a Watamu. Il Temple Point, una situazione naturalistica soprattutto molto interessante, un ottimo servizio, questa posizione appunto a metrata al mare e la baia, che diciamo questa che viene chiamato il lago interno, e quindi questa vegetazione assolutamente preponderante per una soluzione per chi vuole godere di ottima tranquillità in un contesto ambientale unico. Arrivando poi a vedere quelli che sono le nostre proposte per i safari, perché naturalmente il Kenya è sì relax e sì possibilità di godere di sole, di temperature ottime durante il nostro freddo inverno, e soprattutto in una situazione con un minimo fuso orario, quindi la comodità di avere una destinazione del genere senza dover soffrire del fuso orario che, ahimè, si soffre andando ai Caraibi. È quella appunto di poter combinare e abbinare a questo soggiorno mare meraviglioso l'esperienza dei safari, in quello che è proprio la patria dei safari. E questo fa sì anche che le proposte e le esperienze che si possano vivere possano essere molto variegate, accessibili a qualsiasi tipo di budget, perché appunto possono essere sviluppate moltissimi tipi di safari. Come brand e come marca Eden Viaggi abbiamo infatti una serie di proposte che va, in realtà non la vedete scritta, ma addirittura a un safari in giornata che può essere acquistato direttamente in loco attraverso i nostri assistenti, e quindi durante la giornata si arriva allo Tsavo Est, si effettua un game drive, si pranza presso il Voi Lodge, e di ritorno naturalmente si continua a osservare la natura all'interno del parco, e in serata si è di nuovo in villaggio. Questo proprio per chi volesse fare un piccolissimo assaggio. E poi si inizia invece da quelli che vedete scritti, che sono anche prenotabili dall'Italia, quindi combinabili direttamente nella prenotazione, insieme al nostro pacchetto, quindi con il volo charter e tutte le notti al mare che si vogliono fare. E quindi vediamo il mini safari Tsavo Est, che è un po' il classico, quello che no, non può mai mancare quando si effettua una vacanza in Kenya, è quello di una notte. E appunto toccando lo Tsavo Est, andando poi alle due notti, e quindi il mini safari Kilimanjaro, in cui si arriva anche allo Tsavo Ovest, l'Amboseli Special sono 3 notti, Grand Amboseli 4 notti, il Jumbo Safari 6 notti con una notte di appoggio a Mombasa. Questo naturalmente pensato con una vacanza con volo charter da 7 notti, ma naturalmente tutti combinabili con tutte le nostre strutture, sulla costa e con qualsiasi combinazione di volato, disponibile. E quindi potete immaginare tutte le varie sfaccettature e combinazioni. Io, a questo punto vi farei vedere un video che sintetizza un po' l'esperienza di Eden Village e dei nostri safari, così che possiamo un attimo riepilogare quello che è il marchio Eden.
Prego, Jacopo, puoi riprendere la parola e... Ok, perfetto. Perfetto, chiedo a Sabrina se ci sono Il state magari momento, domande che per il vogliamo momento no, subito, a cui soltanto la vogliamo subito domanda alla quale hai già rispondere per il marchio risposto. Eden, altrimenti continuerei. Perfetto. Allora, questo era il nostro marchio Eden Viaggi. Passo ora a raccontarvi Turisanda. Turisanda, all'interno del gruppo è il marchio che rappresenta la villaggistica più legata al concetto di benessere a 360 gradi, e quindi nello specifico questo risulta in una scelta di strutture assolutamente di livello molto molto alto. È una tipologia di, chiamiamo animazione, in realtà non è neanche animazione, ma una tipologia di intrattenimento legato a tutto il concetto di benessere. Quindi sostanzialmente il nostro staff è uno staff che effettua lezioni di yoga, lezioni di Pilates, dà consigli e coadiuva il cliente per ottimizzare l'alimentazione. E per quanto riguarda il Kenya, la nostra scelta è caduta sul St. Palm Beach Resort 4 Stelle Superior, che si trova a Watamu, e direi in zona molto molto centrale, e come struttura appunto è assolutamente di livello, è stata tutta recentemente ristrutturata, e anche l'impatto visivo è molto molto bello, con uno stile tutto legato ai colori chiari, direi total white addirittura. Una posizione su una spiaggia ancora una volta molto molto bella, oltre a questa spiaggia di sabbia chiarissima, che chiaramente è la costante un po' di tutta la destinazione, ma con una situazione anche di mare, con una serie di scogli di fronte che effettuano una serie di giochi di piscine d'acqua naturali, che è veramente molto molto interessante anche nei momenti in cui la marea fa arretrare di parecchio il mare. Rimangono sempre delle zone balneabili molto interessanti. E, giardino, anche in questo caso molto molto curato. Anche in questo caso parliamo di una struttura non tanto grande, quindi non tanto dispersiva, con un trattamento di top all inclusive, la categoria, vi dicevo, 4 stelle superior, wifi gratuito, e passo un po' a farvi vedere un po' le varie foto delle zone comuni, e poi vedremo anche delle camere, assolutamente di qualità di eccellenza, direi una delle strutture più curate e più belle della zona di tutta Watamu, Jacaranda, e forse anche della zona di Malindi, con quelli che dicevamo sono gli hotel Sandy's Tropical e Dream of Kenya, che sono sicuramente di altissimo livello, ma la situazione del St. Palm è, direi, molto molto elegante, molto curata, e questo stile total white è soprattutto molto in linea con quello che è il concetto di Turisanda che vi dicevo, legato al benessere, legato al relax, e legato alla cura del corpo e della mente. Naturalmente ottimo anche dal punto di vista della ristorazione, con una cucina molto curata, la gestione italiana, quindi anche in questo caso un'ottima cucina, con il nostro cuoco italiano presente al ristorante, in struttura, e anche nel caso del St. Palm di Turisanda, assistenza residente, quindi per seguire i nostri clienti in qualsiasi momento e qualsiasi cosa avessero bisogno. Vediamo qua le tipologie di camere, notate dagli arredi tutti molto molto curati, tutti richiamanti colori assolutamente chiari o il bianco in maniera specifica, le junior suite, tutte dotate comunque di minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata, e nel caso specifico queste possono ospitare fino a 4 persone, la king room con letto matrimoniale. E come vi dicevo, assolutamente qualità ottima, un ristorante a buffet dove vengono svolti i pasti principali, ma anche una terrazza sul mare, che poi è proprio questa che vedete nella foto, per effettuare delle cene alla carte, molto molto elegante, soprattutto con una vista
meravigliosa e la sera con la brezzolina fresca che veramente crea un'atmosfera molto elegante e molto piacevole. Anche Turisanda naturalmente offre la possibilità di combinare il soggiorno balneare con i safari. E anche qui abbiamo un safari da una notte, che è quello che copre lo Tsavo Est, con un programma molto simile a quello che vi dicevo prima di Eden, e quindi trasferimento dall'hotel allo Tsavo Est, game drive, e si arriva praticamente all'ora di pranzo, si pranza al campo, si fa il primo game drive, si ritorna la sera. Al campo possono essere effettuate delle attività come dei piccoli safari a piedi piuttosto che altri momenti esplorativi della zona, e pernottamento nel lodge o nel campo tendato prenotato. La mattina di nuovo altro game drive sempre nello Tsavo Est, pranzo di nuovo al campo tendato e ritorno in struttura appunto il secondo giorno. Oppure un programma più esteso, 3 notti e 4 giorni, con la copertura anche dello Tsavo Ovest e dell'Amboseli. Quindi anche in questo caso tutti combinabili con naturalmente entrambi combinabili con il Turisanda Club San Pan Allora, Beach e con tutti i nostri Jacopo, volati charter. sì, mi senti? Se non ci sono domande Ok, allora, specifiche per c'è Turisanda in questo Alessia che mi momento, chiede se la proseguo quindi con spiaggia, il terzo è mare. libera dai Beach Boys oppure se i clienti vengono infastiditi in qualche maniera. Allora, la questione dei Beach Boys in tutte le zone che ho citato fino ad ora è, ahimè, presente, nel senso che i Beach Boys sono presenti in quanto l'ultimo tratto di spiaggia non può mai essere privato e inaccessibile, quindi i Beach Boys possono accedere a questa zona, sia per quanto riguarda l'Eden Village, sia per quanto riguarda il Turisanda Club, c'è una zona di spiaggia privata dove assolutamente i Beach Boys non possono accedere, dove abbiamo tutti i lettini, gli ombrelloni e dove ci si può rilassare e prendere il sole. Naturalmente, per poi andare al mare o comunque nell'ultimo tratto della spiaggia, questa è pubblica e in tutti i casi sono presenti i Beach Boys. Nelle nostre strutture sono presenti i Masai piuttosto che anche la stessa polizia keniota che Ok, fanno in e modo che invece questa un'altra presenza non diventi domanda mai per né quanto riguarda pericolosa il né Watamu fastidiosa. Beach, Però se è vero c'è che la wifi presenza dei Beach Boys eventualmente è se è una incluso, costante se va di tutta la aggiunto come destinazione. extra. Sì, al Watamu il wifi è incluso ed è gratuito nella zona della reception e nella Ok, zona del ristorante, e quindi sempre sul del bar Watamu Beach spiaggia, quindi invece in queste due Nello zone è voleva sapere se la gratuito strada per e raggiungere disponibile. Nel resto della la struttura struttura è non è stata in qualche disponibile, non maniera c'è il migliorata negli wifi. anni perché diceva che l'ultima volta ci è stato 5 anni fa ed era molto proibitiva per arrivarci. Allora, io l'ultima volta sono stato a metà marzo, fine marzo, ancora la strada era, diciamo, non asfaltata, quindi abbastanza fastidiosa, ma subito 2 settimane dopo abbiamo ricevuto le foto, stanno lavorando e stanno Ok. iniziando ad asfaltare. C'erano tutte le ruspe, stavano già facendo il fondo e quindi per Ok, grazie l'estate, Jacopo, diciamo, possiamo con la andare ripresa avanti. della stagione a luglio, dovrebbe esserci pronta la strada asfaltata e quindi chiaramente molto più accessibile e più comoda. Grazie a voi. Allora, dicevo, passiamo al terzo brand, Margaux, che è forse lo specialista veramente del Kenya, in quanto è il nostro brand che meglio riesce a sintetizzare tutte le potenzialità di questa destinazione, che offre una gamma molto molto ampia.
offrendo tante strutture che adesso andremo in parte a vedere, perché appunto la programmazione Margot non si esaurisce neanche con le strutture che vi farò vedere. E dal punto di vista generale del brand, Margot è il brand del viaggiatore più indipendente, più libero, che sceglie più la destinazione che non la struttura, e quindi le strutture sono strutture internazionali che mettono più a contatto il cliente con la destinazione, con la possibilità di scoprire e di vedere tutti i lati belli della destinazione. E quindi questa carrellata che vi dicevo sono principalmente novità o prodotti storici e i più venduti e quindi più apprezzati che vengono proposti dal brand Margot. Nel caso specifico, il Garoda Beach è una novità, anche una struttura molto carina, veramente molto curata, in un punto mare, anche qui di eccellenza. Ci troviamo proprio all'interno del parco marino, quindi con la possibilità di fronte all'hotel di fare uno snorkeling meraviglioso, e una struttura, come vi dicevo, molto curata, molto, molto accogliente, e quindi di assoluto interesse per scoprire principalmente la parte naturalistica. Molto belli anche i giardini e soprattutto il contrasto che c'è tra il mare, la zona mare, e appunto il verde e la parte naturale più della terra. Quindi Garoda 4 stelle, trattamento tutto incluso, e il Geco by Garoda, che è una parte specifica e soprattutto una zona con camere più rinnovate, quindi più recenti, dello stesso resort, e quindi assolutamente molto interessante. Nello specifico, appunto, vi dicevo, la cosa che cambia sono principalmente le camere più recenti e soprattutto più spaziose, sono più grandi delle camere Garoda standard. Nella zona di Sardegna 2, Margot anche offre due proposte. Nello specifico, una è il Jumbo Resort 4 stelle. Se vi ricordate la slide che ho fatto vedere per mostrarvi dove si trova l'Eden Village Watamu, il Jumbo è praticamente l'hotel subito dall'altro lato del Jacaranda, quindi troviamo Jumbo, Jacaranda e l'Eden Village Watamu. Situazione di mare quindi è quella che vi dicevo prima, con la possibilità di raggiungere le Lingue di Sabbia di Sardegna 2. Anche questa è una struttura molto raccolta, molto carina, molto piacevole la zona ristorante che si trova al centro, con la zona delle camere ai due lati della struttura, quindi al centro tutti i servizi comuni, ristorante, bar, piscina, e poi naturalmente ancora una volta si arriva sulla spiaggia proprio appunto subito dopo la piscina, la zona mare molto molto bella. Anche in questo caso stile kenyota, con i tetti makuti, gli arredamenti sempre molto molto tipici, molto locali, quindi sicuramente molto confortevole anche questa situazione. E come vi dicevo, la seconda struttura che Margot propone nella zona di Sardegna 2 è proprio il Jacaranda, che è la sezione più internazionale delle tre strutture che vi ho citato fino ad ora, quindi il Watamu, l'Eden Village, il Jumbo e il Jacaranda, che si trova al centro ed è forse una delle strutture più famose della destinazione, che appunto è proposta da Margot. Per quanto riguarda invece la zona di Watamu Centro, la struttura storica e più conosciuta di Margot è sicuramente il Barracuda. Anche qui una situazione ottima di mare, tutto molto curata, la zona delle aree comuni, tra l'altro ristorante, bar, e vedete nelle foto la zona piscina che poi dà sulla zona spiaggia, rinnovate, molto curate, molto carine. E le camere sicuramente in generale hanno tutti i comfort, forse leggermente più semplice come sistemazione, ma appunto il punto di forza di questa struttura è la sua posizione direttamente in centro a Watamu, sulla spiaggia principale della cittadina, e credo di poter dire anche uno dei prezzi più interessanti di tutta la destinazione. Sempre in centro a Watamu, il Lilipalm, anche qui una struttura molto curata, molto fresca. Le camere Lilipalm sono tutte con colori chiari, molto, molto fresca, molto giovane come sensazione.
Anche qui siamo direttamente sulla spiaggia principale, direttamente in centro a Watamo, quindi un'altra ulteriore situazione molto interessante per posizione e anche per prezzo. Per finire con l'acquario, sull'ulteriore struttura storica della destinazione, ci troviamo in questo caso in seconda linea, subito dietro all'Ilipalm, ma sempre in centro a Watamo e con la possibilità di utilizzare la spiaggia, l'accesso al mare dell'Ilipalm e con una possibilità di avere il proprio all-inclusive sempre nella zona spiaggia dell'Ilipalm. Quindi i clienti, anche se soggiornano all'Aquarius che è in seconda linea, hanno il servizio per bere, diciamo, bevande anche sulla spiaggia durante il giorno quando stanno, possono godere della spiaggia. Arriviamo quindi alla situazione Safari, anche con Margot, tre proposte. Uno è il Safari infrasettimanale, che è diciamo un prodotto molto specifico che Margot vende con assoluta soddisfazione nostra e dei clienti, perché ha un prezzo veramente inarrivabile, una qualità comunque del gruppo Eden Viaggi, perché di fatto vengono utilizzate gli stessi lodge, vedete in questo caso nella foto la vista dalla piscina del Voi, che è appunto uno dei lodge utilizzati sia da Eden che da Margot, ma anche da Turisanda. Il safari infrasettimanale prevede una notte in safari e quindi con un walking safari alla sera e tre glam drive. La cosa interessante è che appunto il prezzo che Margot è in grado di fare è assolutamente inarrivabile e l'unica cosa che si chiede, diciamo, in cambio al cliente è quella di avere la flessibilità di conoscere il giorno in cui andrà in safari, quando sarà in loco. Questo per permettere un'organizzazione più ottimale delle presenze in hotel e nei safari e quindi poter garantire un servizio sempre ottimo, ma con il miglior prezzo disponibile su tutto il mercato. Dal punto di vista invece di safari più lunghi, più strutturati, Hakuna Matata, 3 giorni e 2 notti comprendendo Tsavo Est e Tsavo Ovest, o il Simba e Pumba, 4 giorni e 3 notti, No, in Tsavo realtà Est e Tsavo Jacopo, Ovest e anche a perdonami, Musepi. c'erano alcuni agenti di viaggio che stavano scrivendo nella Vedo chat che c'è che una rispetto alle domanda altre strutture l'Ilipalm sembrava sull'Ilipalm, se essere me di la potete qualità ricordare, molto perché forse no, me la inferiore sono persa e mentre quindi parlavo. questo agente di viaggio ha scritto di, insomma, chiarire la differenza di livello tra le differenti strutture. Allora, in realtà no, il Lilipalm direi che forse si colloca anche una situazione migliore rispetto al Barracuda. Tra tutti, il Barracuda forse è quello un pochino più semplice dal punto di vista delle camere, ma assolutamente confortevole, molto curato, vi dicevo, anche rinnovato tutta la zona ristorante e bar. Il Lilipalm invece è molto fresco, è molto carino, è molto gradevole, sia nelle camere, e in realtà il Lily Palm costituisce un unico complesso insieme al Mapango che vi nominavo prima come struttura Eden. Il Mapango sono le camere più grandi, più vicine alla spiaggia, il Lily Palm è la sezione principale, leggermente più arretrata, ma sempre facente parte della stessa struttura. Tra l'altro vi segnalo il ristorante à la carte del complesso e anche pizzeria, e fa veramente un'ottima pizza, è aperto anche agli esterni ed è molto famosa anche per la pizza. Quindi anche il livello di ristorazione, la gestione italiana all'Ilipalm, così anche al Barracuda, però in entrambi i casi ottima ristorazione e assolutamente non mi sentirei di dire che è di qualità inferiore. Ecco, il Barracuda forse delle camere leggermente più semplici. Aquarius, giusto per fare un po' il paragone tra le tre di Watamo, che sono tutte molto vicine perché di fatto sono una a fianco all'altra, e l'Aquarius era in realtà originalmente un complesso unico con il Lilipalm, ora sono stati divisi, sono molto simili dal punto di vista delle camere. Forse un po' più classiche quelle dell'Aquarius rispetto a quelle dell'Ilipalm, un po' più fresche, un po' più colorate anche, quindi un po' più giovani in questo senso.
L'unica differenza reale e sostanziale è che l'Aquarius si trova in seconda linea, si trova dietro il Lilipan, quindi però con i vantaggi che vi dicevo prima di poter comunque avere il servizio bevande in spiaggia, Ok, di poter e ci sono attraversare anche il altre Lilipan per domande? raggiungere la spiaggia, Allora, quindi Stefania che non di chiede se dover ci uscire sono di delle strada per strutture raggiungere la spiaggia, attrezzate posto che accessibili per comunque clienti non sarebbe disabili assolutamente un o problema comunque in uscire carrozzina. anche utilizzando la strada principale. Spero. Allora, questa è sempre una domanda molto delicata perché appunto le disabilità possono essere di tante tipologie. È chiaro che quelle più prettamente motorie possono essere più risolvibili quando non ci sono scalini e quando ci sono camere al piano terra, cosa che può essere vera per diverse strutture e mi viene in mente lo stesso Watamu piuttosto che il Jumbo. Diciamo in entrambi i casi la struttura è abbastanza pianeggiante o comunque prevedono rampe e cose varie. Su tutto il resto è sempre una questione molto delicata. Noi abbiamo una serie di strutture selezionate e previste per essere offerte alle varie tipologie di disabilità. Quando l'agenzia, il cliente contatta il nostro booking, segnala, compila proprio Ok, un grazie. questionario che ci fa E capire quali poi possono essere le Adolfo che chiede problematiche e se i da questo clienti che viene data soggiornano al un'offerta Geco specifica. Resort Non mi sento mai usufruiscono dei di servizi di dire Vigaroda, come ad assolutamente esempio questa struttura va la bene o questa non va ristorazione, bene, perché eccetera. appunto è sempre una questione molto delicata. Sì, di fatto è solo una differenza di tipologie di camere. Perché il ristorante è lo stesso, anche se in momenti di massima occupazione vengono definite due zone del ristorante per i clienti delle due sezioni, ma in molti periodi dell'anno, quando poi l'occupazione non è al 100%, comunque il tutto si mischia abbastanza e in ogni caso non è Ok, mai una e questione invece per quanto riguarda le di opportunità divieto, per ecco, se clienti che un cliente necessitano vuole cucina stare per nell'altra celiaci sezione sulla può farlo destinazione? tranquillamente perché di fatto poi non c'è nessuna differenza e quindi tutti i servizi sono utilizzabili. Allora, su questo siamo assolutamente molto attrezzati presso l'Eden Village. Naturalmente in questo caso il nostro cuoco italiano aiuta molto perché oltre a preparare una selezione di cibi per le persone celiache, oltre ad poter offrire una consulenza specializzata nel momento in cui il cliente informa non solo di celiachia ma anche di altre allergie o altre patologie alimentari, poter indicare quali sono stati le materie prime utilizzate e quindi ogni volta consigliare il cibo da poter utilizzare e comunque siamo anche dotati, se naturalmente questo è però importante segnalarlo in fase di prenotazione, di cracker, pasta, pane fatto apposta e quindi per i celiaci. Anche il Turisanda Club San Palma è il nostro cuoco e anche lì mi sembra di ricordare che ci siano una selezione per questo tipo di intolleranze. E su questi quindi posso dare maggiore tranquillità e soprattutto la presenza di un servizio specifico, no, di Eden Viaggi che permette di garantire una giusta gestione della Ok, situazione. Nelle e strutture invece più per quanto internazionali riguarda ci il livello sono della sicurezza molte nella zona strutture di che possono essere Watamu? attrezzate, lo trovate segnalato nello specifico nei cataloghi, al momento non ho memoria di ulteriori strutture che possono dare questo servizio in maniera garantita. È abbastanza sicuro, ecco, la cosa più fastidiosa appunto forse sono i Beach Boys, non si tratta mai di questioni reali di sicurezza. Come vi dicevo, in quasi tutte le strutture che offriamo come Eden Travel Group abbiamo la presenza anche della polizia locale, che quindi è molto attiva in generale anche fuori dalle strutture per garantire sempre la sicurezza di tutti.
C'è la questione Ok, forse grazie Jacopo. di piccoli furti o cose varie che però non riguarda molto gli hotel, piuttosto le ville private che vengono prese un pochino più di mira da questa tipologia di criminalità. Ok, allora andiamo avanti con l'ultimo brand in termini di presentazione, ma assolutamente forse direi il primo in termini di qualità e di opportunità, ed è appunto Hotel Plan, che è il nostro marchio di alta gamma per le richieste appunto più esclusive. E da questo punto di vista la programmazione sul Kenya rispecchia un po' lo standard generale del marchio e effettivamente quasi non potremo parlare di specifica programmazione, quanto più di uno stile di gestione delle richieste che è volto sempre a costruire su misura la vacanza ideale per il cliente, con tutta una serie di servizi, questi sì sempre di alta gamma, ma comunque combinati a seconda delle richieste e delle necessità. Quello che appunto proponiamo sui nostri cataloghi è anche e soprattutto una serie esemplificativa o di suggerimenti che si possono dare sulla destinazione, ma è sicuramente tutto combinabile nella maniera più libera possibile. E quindi anche in questo caso l'offerta si basa molto sulla combinazione del soggiorno balneare e con la scoperta del safari. Anche Hotel Plan naturalmente utilizza e può utilizzare tutti i volati charter che vi ho mostrato all'inizio del nostro gruppo. E dal punto di vista dei parking, naturalmente qui possiamo fare una carrellata più generale, ma immagino siano stati già toccati anche da precedenti webinar e presentazioni. Lo Tsavo che abbiamo nominato più volte, lo Tsavo Est e lo Tsavo Ovest, l'Amboseli, il Masai Mara, tutti combinabili in maniera del tutto libera e soprattutto uno dei servizi più richiesti e di punta del marchio Templan, proprio combinati con volati privati Cessna sia da Mombasa che da Nairobi. Quindi questo è un servizio più particolare che effettivamente Hotel Plan riesce a offrire ai propri clienti. Per quanto riguarda il soggiorno balneare, sicuramente una selezione di tre tra le strutture più belle e interessanti di tutta la zona. Per quanto riguarda Watamu Beach, il Medina Palms, anche qui appunto forse la, no, senza forse direi la struttura più bella e più elegante. Il The Sands a Nomad Beach nella zona di Viviani, anche qui potete vedere qualche foto per renderci un po' conto della situazione. E nella zona di Malindi, il Sandy's Tropical Village, che è appunto anche proposto anche da Eden Viaggi, e vi ricordo proprio recentemente completamente ristrutturato sia nella zona piscina, bar e tutte le camere, con uno stile anche in questo caso sul bianco, molto molto elegante, molto molto raffinato. Questa foto del Sandy's Tropical Village non è ancora quella del dopo il rinnovamento, E un secondo che perché è stanno veramente una cosa scrivendo, non so recentissima e se... stanno facendo ancora il servizio fotografico. Un attimo solo. Con questo avrei terminato anche l'ultimo brand, quello di Hotel Plan. Se abbiamo ultime domande, possiamo. No, credo... Allora, ecco. E allora Pietro che chiede se i servizi dei vari brand sono interprenotabili tra di loro, cioè se si può prenotare un safari organizzato da Hotel Plan con il villaggio Eden oppure... Sì, tecnicamente tutto è fattibile. È chiaro che immagino,
più difficoltà, un cliente hotel plan con una serie di richieste che possono essere gestite e risolte da quello che è il livello di hotel plan, che poi possa essere interessato ad andare nell'Eden Village, non per qualità, ma perché è una formula di villaggistica che di solito non è quello che richiede il cliente di hotel plan. Però assolutamente sì, piuttosto è più facile pensare l'interprenotabilità di un safari Eden Viaggi con la struttura con il Tourisanda Club, piuttosto che una struttura di Margò, ma avrei bisogno del tour e safari di Tourisanda piuttosto che di Ok, Eden, quindi tutto è e per quanto riguarda assolutamente l'hotel plan, questa era l'unica combinabile e domanda, questo Jacopo. ovviamente non avviene ancora nei nostri sistemi di teleprenotazione, ma assolutamente attraverso i nostri booking telefonici viene fatto in maniera del tutto facile. E Attilia dovrebbe riattivare il microfono, non la sentiamo. Perfetto, non so se Attilia ha qualcosa da Ringrazio per aggiungere questa sul esposizione, la piano prima esposizione 4, molto altrimenti dettagliata di quello benissimo. che è il prodotto Mare Kenya, che è sempre un prodotto di punta per la destinazione, una destinazione che poi per essere vissuta al meglio è bello ed è importante combinare con un safari. Sicuramente fare soltanto una delle due cose è una perdita per quello che può essere un'esperienza keniana. Aspetta un attimo se c'è una domanda. Comunque, noi continueremo la formazione martedì 24 con degli approfondimenti che andranno a toccare i tre parchi maggiori, quelli che sono stati appunto citati nella presentazione Hotel Plan, quindi il Masai Mara, l'Amboseli e lo Tsavo. Sarà un approfondimento molto più puntuale. Però è molto importante riuscire a conoscere bene questi tre parchi perché sono davvero il primo impatto che il cliente che cerca il safari ha sul mercato. E con questo poi vi aspetto tutti quanti martedì. Scusami Jacopo, c'è soltanto un'altra domanda per quanto riguarda, sì, credo già l'avessi letta, gli operativi dei voli, da Roma in quale... Ok. Ok. E io a questo punto farei il sondaggio. Sì, ho rimesso la slide, da Roma è il giorno Vi 4, quindi ricordo che giovedì. In dovete rispondere nel questo momento ho contenitore di programmato in ciascuna questo periodo domanda. il giovedì. Allora, la prima domanda, quando riprenderanno i voli speciali di Eden Travel Group verso l'aeroporto di Mombasa? Risposta A a dicembre, risposta B a luglio, risposta C non si interrompono mai. Apro il sondaggio, lascio qualche secondo per rispondere. Allora, in questo caso l'80% degli agenti di viaggio ha risposto a luglio, mentre il 20% ha risposto che non si interrompono mai, e lo 0% a dicembre. La seconda domanda, come si chiama la famosa zona di mare di fronte all'Eden Village di Watamu? Risposta A, Zanzibar 2, risposta B, Sardegna 2, risposta C, Sicilia 3. Apro il sondaggio. Allora, in questo caso abbiamo il 95% degli agenti di viaggio che ha risposto Sardegna 2, ma un 2,50% ha risposto Zanzibar 2 e Sicilia 3. L'ultima domanda, in quale parco vengono effettuati i safari da una notte che vengono proposti da tutti i brand di Eden Travel Group? Risposta A, Tsavo Est, risposta B, Tsavo Ovest, risposta C, Masai Mara. Apro il sondaggio.
Allora, in questo caso il 92% degli agenti di viaggio ha risposto Tsavo Est e il 7% degli agenti di viaggio ha risposto Masai Mara, lo 0% ha invece risposto Tsavo Ovest. Io con questo ringrazio Attilia e Jacopo per essere stati con noi anche oggi e in particolare a Jacopo per aver presentato i brand di Eden Travel Group. E do appuntamento agli agenti di viaggio a martedì 24 aprile con Attilia Bossi e ringrazio tutti per essere stati con noi, vi auguro buon lavoro e buone vendite. Grazie a tutti e cerchiamo di essere più cattivi con le domande.